Powered by Card Game Club. Ragazzi belli, bentornati in questa nuovissima parte di Pokémon X. Scusate se non sono esattamente dove ero prima, ma perché è successo un macello. Mi si è scaricato l'iPod mentre registravo e a un certo punto è sembrato come se non ci fosse stata più la parte, quindi come se non l'avesse registrata. Quindi mi sono messo qua per spiegare una cosa del genere. Fortunatamente poi l'ho spento e l'ho riacceso una volta carico e l'ho ritrovato. Quindi ciccia, che cosa stiamo dicendo? Un bel like per questo pezzo di fortuna. Comunque stavamo dicendo, abbiamo trovato questi che hanno voluto battere, abbiamo vinti, siamo andati di qua, è chiuso, abbiamo trovato tutti i Pokémon, senza sapere però che c'era un'altra entrata qua, e quindi potevamo tranquillamente andarli a catturare da questa parte. Signori e signori, stiamo andando a Scorciatoia per Pietro Ghifari, non so come si legga perché è troppo strano come nome. Andiamo, questo che vuole, perché non ci dice niente? Ah, molto probabilmente ci dice che, vediamo, servirà solo ed esclusivamente a curare i Pokémon. Che dire, mi sono perso qualcosa. È durata troppo poco. Alto là! Che boia! Scusa, non volevo spaventarti. Come state, dottor Pikachu? Una meraviglia, sembra che stiamo parlando nel gioco come nei cartoni animati con Pikachu e Ash. Ti sei mai chiesto come posso solo... bella domanda. In realtà non può, ed è per questo che adesso potenzieremo il tuo Pokédex. Ah. Pokédex Calo Costiera è giunto a Pokédex... Nel menu di poi adesso troverai anche il Pokédex Calo Costiera. Prova a selezionarlo. Fare nuovi incontri permette alle persone dei Pokémon di crescere. Beh, si è fatto tardi. Dobbiamo andare. Buon viaggio. Allora, voi comunque decisamente non me la raccontate giusta, eh? Non è possibile che vi mettete a rompere le scatole così. Oh, che ho fatto? Oh, cacchio, sto facendo i danni. Ah, ok. Che figata. Cerchiamo qualche Pokémon, signori e signori. Vediamo un po' cosa ci capita tra le manacce. Un Drifloon! Che carino. Te pare, no? Comunque, giusto per... così... Ah, vedi? Resisterebbe. Che fa? Ah, schianto pure lui? No, non è possibile, perché schianto fa così. Non ha effetto su Drifloon, cacchio, è vero. Ui, niente rabbia, eh? Amico frizzissimo. Scappiamo! Allora. Ah, comunque abbiamo preso sia Axiom che Grogank. Quindi siamo in attesa di metterli in squadra. Che cacchio, ma ormai si trovano dappertutto queste cavolo di stormi di Pokémon. Oh, io sono più che sicuro. Sono decisamente più, ma sicuramente Pelipper si trova da qualche parte. Tuono sciocchiamo. Però che pizza. Anzi, sì, lo sai cosa facciamo, ragazzi. Scappiamo, non per niente, perché sennò ci mettiamo veramente troppo. Ecco, mo attacca lui. Poi attacca quell'altro. Oh, finalmente questo sputa acqua dalla bocca, non come Psyduck che lo fa dal naso. Pam, 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 pam! Dai, avete finito? Ricordatevi che io ho ben 20 livelli più di voi. Quindi non so quanto vi convenga. Sì, cerchiamo Pokémon. No, che sfiga, mannaggia i cani. Molto probabilmente altri Wingull. Ma perché ho spesso ragione? Non è tanto bello alcune volte avere ragione. Cioè, proprio manco per niente. Vabbè, ma che sfiga, cacchio. 3 su 3, non si è mai vista una cosa del genere. Oh, tutti Zangus. No, prendiamo il sedare. Questo vuol dire che trovi solo Zangus. Vaffanchina. Vabbè, in realtà Zangus lo possiamo prendere anche di... No, sempre così, ho l'unico... Perché sicuramente qua si trovano Zangus e nell'altro gioco si Viper. Però se trovi nei... cose, come si chiama? Nei Stormi, che io li chiamo Stormi ma sono gruppi, però d'ora in poi li chiamerò sempre Stormi, così almeno la smetto di correggermi ogni volta. Trovi l'altro specie, come Plasol, 8000 Plasol e un Minum. Oh, ma tutti i femmine escono la prima botta, ma che sfiga! Che cacchio!
Vaffancina. Ma hai fatto rosicare una cifra, maledetto Survivor, perché poi... Cioè, non è da tutti i giorni a chiapparli così a buffo tutti e due, eh. Uoppami. Non vorrei che mo si trova solo lui normale e tutti gli altri Pokémon a gruppi. È la prima volta che dico gruppi senza sbagliare. Ah. Comunque è vero, porca miseria, i Pokémon, cioè soprattutto in questo gioco, i Pokémon maschi sono decisamente più deboli dei Pokémon di tipo femmina. Cioè, in senso, per quanto riguarda difesa e non per quanto riguarda attacco. Boom! Avete sentito? Guardate. E questo è il tipo di Pokéball che vi dicevo, che lancia certe mine epiche e lo ammazza. Ecco perché viene catturato. I dati di Drifloom sono nel Pokédex Ultra. Pokémon formato di anime e di persone di Pokémon. Ama le stagioni umide. Buono a sapersi. Quindi praticamente io potrei diventare un Drifloom un giorno? Che figo, cacchio. Un bel like per questo, cavolo. Oppure commentate. Vorreste diventare un Drifloom? Uno Spoink! Grande. Mamma mia. Che bei ricordi. Spoink, Spoink, Spoink. Vediamo un po' cosa succede. Dai, si può fare. Si può fare! Mi rimangono pochissime Pokéball, quindi è meglio che le vado a chiappare. Cioè, a comprare. Scusate. Ok, in modo tale che comunque sia vedete la maggior parte delle cose. Cioè, si vedeva anche prima, però era un po' spostato verso il basso. Spiriti pari di room. Sì. Squank, squank. Oh, ammazza, stiamo andando veramente alla grande per quanto riguarda Pokémon, ragazzi. Non so, l'ho già detto l'altra parte, però sicuramente siamo una delle guide che va più avanti per quanto... Mimfu! Per quanto riguarda cattura dei Pokémon. E che sfighe! E che sfighe! Vabbè, questo sicuramente, estimamente resiste a elettrococcola, non ci sono proprio dubbi. Andiamo, no, a meno che non sia quello con Survivor maschio, ma penso che siano tutti Wingull, ovviamente. Insomma, ma che dire, è abbastanza scontato. Yeah, Parapucci, Parapucci, Puppi. Eh sì, in questo poco di erba e quante cose si possono trovare. Mi sa che non troveremo mai più un Survivor. Ma che roba è? Ma che carino, è una medusa volante! Inkai! Ho paura che sia di tipo... volante. E invece no! Grande, non vedo l'ora di acchiappare perché è troppo strano. Ok, aspetta. No, aspetta. Oh, la Peppa. È di tipo... come cacchio si dice? Psico. Proviamo a prenderlo, proviamo a prenderlo! Che figo, Inkai! Vedi, l'ha rifatto di nuovo. Chissà secondo quale criterio lo fa. Perché è difficile che esca così. Se magari uscisse, non lo so, per quanto riguarda i leggendari o cose del genere, sarebbe figo. Anche se per adesso non abbiamo trovato nemmeno uno. Sai com'è, siamo ancora alla prima palestra. Però cacchio, ci vuole un sacco. Abbiamo fatto 8 percorsi prima di arrivare. Inkai, buio, psico! I nemici che guardano la luce lampeggiante emessa dal suo corpo rimangono abbagliati e perdono il loro spirito combattivo. Wow. Cacchio. Se si evolve, ma penso di sì, insomma. Farò una piccola ricerca su Inkai. Se si evolve, porca zozza, lo metto decisamente in squadra. È troppo figo. Sperando che non diventa un... Absol! Da! Grande! Ah, che figa! Questo comunque secondo me dà un macello di punti. Tipo il cane furfru. Boom! Che hai fatto? Oh, che è sta storia? Ti sta bene, baby. Ti sta bene, baby. Comunque se lo facessimo a... schiantiamolo, va. Se lo facessimo per esempio... boom! Ammazza, stavolta si è proprio appiattito.
Se lo facessimo a uno maschio sarebbe sicuramente morto. Infatti 349, non pochi, non pochi. Non pochi, non pochi. Anzi, così ne approfittiamo affinché Zubat salga di qualche livelluccio. Magari ce l'ho pure in Goldback. Non mi ricordo se si fa 25 prima. Penso a 25. Un altro Mien Fu. Vediamo un po'. Ed è maschio, yes. Oh, dov'hai? Elettrococcolalo, baby. Maledizione. Certo che comunque sia lo potrebbero fare un po' meglio in limito. È sempre stato così. Anzi, mi sa che qui è pure più semplice delle altre, degli altri giochi. Avete visto che ha fatto? Quanto cacchio è stato figo, cioè si è mosso proprio. Cioè io non lo so. Ma di che cavolo stiamo parlando? Spettacolo più che epico, signore e signori. Avete visto come cavolo mi ha dato botta? Ancora! Cioè, non si è mai vista una cosa del genere. Meglio così, perché intanto li catturiamo tutti, però. Capperetti di Bruxelles, insomma. Insomma! Quella di 29! Mamma mia! Cioè, la seconda palestra penso che la disintegriamo. Va fiero della rapidità delle sue mosse, sopperisce a un'eventuale mancanza di potenza con il numero dei colpi. Stavolta non ho fatto gaff, meno male. Perché quando si inizia a fare con parole abbastanza veloci faccio. Dai, che dici? Ok. Ma l'ho preso, sì. Decisamente l'ho preso. Sì. Alloretto, no. E dai, anzi, si vai per favore. Ci sta? Manco per niente. Manco li cani. Up zap bro. Nuovi affari di oggi. Ce ne frega qualcosa? Ma non penso di no. Chiudi. iPad, stai zitto. E dai, mi ha fatto quasi pentire di non aver preso né Wingull né Zangus. Questo dovrebbe essere maschio perché ha il corno decisamente più grande, penso. E infatti è così! Pikachu mio, devi essere sostituito. Decisamente. Pokémons! Che usiamo? Sì, Zubat ce lo distrugge qualche misura. Sì, Zubat, vai! Fammi vedere, anzi facci vedere come funzioni. Disintegrato, infatti. Brutto colpo, ti piace bene. Ah, vogliamo divertirci? Super suono. Vediamo un po' come va a finire. Cacchio. Vabbè, meglio di niente. Attacco d'ala. Boom. Oh, grande. Dai, se si colpisce da solo è fatta. Sì, è fatta. Confuso, paralizzato. È difficile che non entri. Boh, tocca vedere almeno. Cioè, non è detto. Appunto, cacchio. Sono un cacchio di gufo. Ehi. No! Cacchio. Maledizione. Oh, piove. Prima non stava piovendo. Che sta piovendo veramente? Sì, eccolo qua. Che vi dicevo io? Per forza. Cavolo, però non ho ancora preso. Oh, che figo. Ci sono delle gocce. Energisfera. O adesso mai più. Sto rosicando decisamente. Decisamente. Lo volevo, cavolo. Maledetto. Con Basken.
Distruggi tutto! Beh, graffio, beccata, doppio calcio e bacio, becchiamolo, va? Maledetto. 480, non so mica pochi, eh? Vabbè, lui perché è lui. Andiamo a curare Pikachu! Pikachu mio, sto arrivando! Allora, se faccio così, infatti, ritorno dove ero prima. Ma che cacchio? Ma che razza di... Ah, ecco perché ci aveva detto di se volevamo curare i Pokémon. Guarda come vado soave proprio. Comunque, a quanto pare possiamo andare avanti anche perché qua... Uoppami! A quanto pare c'è molto da fare. Comunque, allora, fuga. Ragazzi, ma vogliamo fare una bella cosa? Sempre se è possibile, perché comunque sia... Con Basken ce l'hanno scambiato, quindi potrebbe non rispondere ai nostri comandi. Grande signorina ricercatrice, molto gentile. Vogliamo fare opere... No, anzi, dai, facciamo Pokémon. Dai, mettiamo qualcun altro davanti al posto di Pikachu, perché c'è sempre lui. Ordine. Charmeleon, ragazzi, forza. Anche perché con Ira di Drago va alla grandissima. Anzi, vediamo così che cosa possiamo fare. Oh, Spoink! Wow, quanto è maestoso. Ah no, ce l'ho già. Ciccia. E allora super ciccia. Che mancano quindi? Zangus e Absol sicuramente. Se vai per ovvio, Wingull. Cioè, quasi... Chi l'avrebbe mai detto? Ancora non abbiamo trovato Wingull. Oh, vedi un po'? Grande. Vediamo un po' cosa... Eh sì, Viper è maschio, sì signori. Meno male. Iniziamo a metterli K1 per uno. Fammi capire, tu sei andato ad attaccare se Viper? Ma che cacchio? Questo è un maledetto complotto! Vogliono uccidermi il mio Sliver! Oh, come cacchio faccio? E mo? Questo è un cacchio di problema! Me lo vogliono uccidere! Ma che, come cavolo ragionano sti cosi? Oh, santo pace, non so cosa cacchio fare! Non so cosa cacchio fare! Accidenti! Oh santo cielo, per favore lasciatemelo in vita. Te la vedo tragica qua, no, meno male. Smettetela! Ma accidenti! Maledetti tutti quanti. Cioè, ma voi l'avete... Cioè, io conosco decisamente... Oh, santo cielo, basta! No, no, no! Adesso uno lo catturo. E quanto è vero che mi chiamo Born, lo torturo. Cioè, ma maledette bestie del cacchio, no? Che amarezza. Ma mi si mette pure nonno a rompere le scatole. Che diamine. Ok,
tristezza, non è possibile una cosa del genere, però, eh. Signore e signori, questa è una disfatta morale proprio. Vabbè, catturiamolo almeno. Maledizioni. Eppure ci metti maledetti. Maledetti tutti quanti. Decisamente. Non ha fatto risicare come un cane. Decisamente. Cioè, la prima volta che mi capita, una delle prime volte, maschio, che cosa fai? Lo guarda tu, che questo lo devo distruggere. Ecco, mi rimane l'ultima, vedi che devi fare. Che pizza. Che pizza. Sono decisamente arrabbiato. Zubat al 17. Quindi adesso dobbiamo tornare indietro. Comprare le Pokéball. Ecco. Io pure lo sapevo che era Reshiram un amico di Zangus. Ma cacchio, non pensavo che arrivassero a farlo fino a questo modo. Cioè proprio Zangus, cioè si va per the best Pokémon da catturare in questo gioco, vaffancina. Cioè li batte tutti. E torniamo indietro. Ragazzi, che disdetta. Cioè, commentate se pensate che sia possibile una cosa del genere, se vi sia capitata pure a voi nel frattempo che andavate avanti. Guarda, questa cosa non lo so, ditemi tutto quello che pensate, se faccio bene o male, essere proprio sconsolato, altro che arrabbiato, proprio sconsolato. Cioè, mo valla a ritrovare un'altra volta. Penso che non sarà poi così facile. Compriamo. Sì, grazie. Sì, grazie. No. Sì, grazie. Un'altra. Sì, grazie. No, ho sbagliato. Sì, grazie. Molto, anzi, 55. E ce le regaliamo dalle scatole, su. A posto. Grazie mille, baby. Adesso possiamo catturare tutti i Pokémon che vogliamo. No, visto che ci siamo, vogliamo anche Pokémon. Questa proprio non me lo aspettavo. Se devo essere sincero, proprio non me lo aspettavo. Mi ha abbastanza fatto rosicare. Anche perché secondo me ce la potevo fare quel maledetto brutto colpo. Anche se non è stato brutto colpo, è come se lo fosse stato. Cioè, se lo potevano evitare. Levati dalle scatole. Comunque faremo così. Così almeno ne approfittiamo per andare un po' più veloci. No, dov'hai? Secondo voi cosa c'è dopo quel coso? Perché io non penso che imparerò a taglio nessuno. Cioè, nessuno a taglio. Vabbè, non imparerò a taglio a nessuno. No, ce l'ho fatta, bravo. Mamma mia, quanto sei acculturato. Qui te lo provo ancora peggio di prima. Vabbè, facciamo una bella cosa. Noi andiamo avanti. Se ne troviamo altri, bene. Se no, ciccio. Perché se no... altre cose del genere forse non le potrei sopportare. Allora andiamo avanti. Eh sì, proviamo ad andare da questa parte. Sicuramente non ci sarà una mazza. Ah, quello che era un allenatore secondo voi? Oh, Absol. Questo potrebbe essere maschio. Io però non sono sicuro. Maledetto me. Anzi, lo sai, facciamo? Proviamolo come era di drago su Absol, vediamo se lo ammazza. Oh, ma ha preso a cazzotti quando non ha pugni. Vedi, perfetto. Vabbè, questo lo battiamo comunque. Finto attacco. Ok. Comunque, con era di drago andiamo subito. Uè, con Basken 31. Ecco, d'ora in poi non mi obbedirà più. Allora, vediamo. Ma che cacchio. No, però non è che posso fare due passi e via. Un altro spawn.
un altro spawning. Fuggiamo. Ehi, tu mi devi dire qualcosa? Più o meno. Battiamola, va. Comunque mi sono messo in testa che... Oh, Axi. Il nostro obiettivo di questa parte sarà arrivare fino a... La città dal nome strano. Guardate, ragazzi, questo... Oh, 19! Mica cavoli! Proviamo sempre con i raggi drago. Ah, vedi. Catturiamo! Wow. Era proprio figo. Nonostante ciò ha attaccato prima io. Figo. Insomma, mi sembra di che Axio è molto veloce. Pikachu, number 28. Yes. Oh, yes. Quindi noi continuiamo ad andare avanti imperterriti per la nostra strada. Che c'è scritto consigli. Non ci interessa. Ah, vedi? Chissà se troveremo altri Pokémon, perché qui Zangus mi pare un po' troppo... Mienfu l'abbiamo preso alla fine? Sì. Decisamente sì. Dai, comunque li dobbiamo battere per forza tutti gli allenatori, perché sennò... Ho visualizzato la nostra lotta nella mia mente e ho vinto. Verifichiamo. Da! Ah, cavolo, scusate. Ok, meglio di quanto pensassi. Pancham. Vediamo un po' se hai ragione tu. Taratata. Vediamo un po'. E va, ok, non ne vale più la pena sprecarli, ho capito, eh. Pam 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 pam. Boom! E meno uno. Comunque è carino, eh. È carino, sì. Glielo possiamo concedere. La prossima è Goldin. Sì, cambiamo. E mettiamo Pikachu. Sì, decisamente. Pikachu, vai. Goldin. Goldin. Tuono shock. Ah, vedi però. Eh sì, è proprio così. Sei appena morto. La prossima scena è Skiddo. Skiddo è di tipo erba. Allora, verifichiamo. Chissà che combattere cosa farà. Certo, ammazza, non ha imparato nessuna cavolo di mossa. Allora, bracere. Ah no, vedi. Ancora vanno. Oh, ah, ecco. Non è stata proprio un'ottima idea, eh? Ok. Sì, infatti, quando toglie molto, molto meno del solito è perché lo deve scottare. Ben 360. Kirlia 25. Oh, sì. Vuoi dimenticare? Onda sana? Non mi ricordo cosa faccio. Chi la usa lancia un'onda rilassante che fa recuperare al bersaglio metà dei suoi PS massimi. Chi la usa lancia un'onda rilassante che fa recuperare al bersaglio metà dei suoi PS massimi. Questo è se magari vogliamo... Oh! Decisamente, lo sai cosa facciamo? Tanto che ci sta Fortun Canto, cioè chi se ne frega, leviamo. Magari onda sana può servire, mi mando Kirlia la prima botta quando trovo quei cosi e continuo a fare onda sana su Seaviper. Se ce ne sarà bisogno, prima cercherò di ucciderli tutti. Che cos'era quello? Possiamo andare avanti? Oh, guardate. Eh no, quella non la potrò mai prendere. Chissà che cavolo è. Oh, Absoluccio, vieni da qua. Vieni qua da noi. Sì, decisamente. Allora, però quello è questo. Questo è a 14, eh. Io chiuderei gli occhi per sicurezza. Voi state chiudendo gli occhi? Abbiamo fatto bene a chiudere gli occhi. Dai. Ultimo strumento usato, esatto, meno male. Vai, bello. Punk. Mm.
No! Pam 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 pam. Dai dai dai. Su che abbiamo. Va Fancina, non mi posso mettere a perdere tempo a te, davanti a te ancora, maledizione, ancora, ancora, ancora. Vai. Ecco, adesso per esempio che devi fare quel maledetto rumore, non lo fai. Quando prima non ce n'era bisogno, non l'hai fatto, cioè l'hai fatto. Perché? Che cacchio! Ah, era in seguimento questo, ho capito. Ho capito. Che poi in seguimento è cattivissimo quando devi rigirare un po' come una cosa del genere. Vaffancina, mo gli tiro una hyperball. Chissà se la faranno mai. Giusto per, non lo so, cambiare un pochino. E dai! Ma vaffancina! Guarda tu, se lo sapevo buttavo direttamente Pikachu in campo, cioè con 3 PS ancora non fa una mazza. Ma porca vacca. Non voglio perdere tempo appresso a te, almeno non voglio che mi cresca la barba. Cavolo. E vaffancina! Vediamo un po' questo Kiria. Proviamolo a fare così almeno. Allora, onda sa. Ah, onda al bersaglio, quindi la potrei mandare a chi voglio in realtà, ecco perché. Esatto, perché noi lo sai che cosa facciamo. Noi lo sai che cosa facciamo? Pokémon Pikachu. Che non ho intenzione di perdere altre Pokéball appresso a questo coso. Oh, oggi è una, cioè questa puntata è una giornata, anzi questa seconda parte della parte, appunto, è veramente una parte, appunto, no, per catturare Pokémon, decisamente. Vediamo se adesso devi rompermi le scatole in questo maledetto modo, Forza. Pensa, già 7 che l'abbiamo tirata addosso, senza successo. Ancora peggio di prima. Oh santo cielo. Mi sta decisamente dando fastidio. Oh madonna mia. Ragazzi, mandatemi un po' di influenza positiva se è possibile. Cioè giusto se è possibile. Cavolo, fai che maledetta, maledettissima rumore del cacchio! Ah. Ah, finalmente! Certo che ansia, che... Che ansia che mette sto Pokémon, maledizione. Vediamo un po'. Non voglio nemmeno leggere, voglio andare avanti, punto. Perché guarda, veramente mi hai rotto le scatole. Andiamo, ok. Che pizza, ma perché? Ok, quindi non si può proprio passare, a meno che non si possa usare spaccaroccia. No, quindi si deve passare per forza dall'altra parte. Anche perché poi ci ritorni, infatti. Allora, vediamo. Oh santo cielo, ma qui diventa veramente tosta la cosa. Anzi, lo sai cosa facciamo, ragazzi? Faremo la prima parte da 40 minuti, se vi piace. Così almeno sicuramente faremo. Allora. Ma si può sapere che cavolo di giro stiamo facendo? Boh. Pepiasse in corpo, come sarebbe, come diremmo di solito noi a Roma. Pepiasse in corpo. Ecco. Ma questo si muove? Punta la testa?
Maledetto. Allora io ti lascio per... No, senti, cos'è facciamo? Hai buttato la testa contro di me. Ne subirai le conseguenze. Già, ne subirai le conseguenze. Manda in capo macio. Ah, vedi un po'. Vediamo chi ha il pugno più forte, no? Ah, quindi tentenni con pugno spine, da paura. Non ti ho dato nemmeno il tempo di attaccare, così ti impari a guardare. Guardone. Zubat a livello 18. Cioè, guardate, si vede anche sotto. Sicuramente non è cosa buona. Oh, vedi, si va pure da questa. Sì, il cavolo. Perché ancora non ho imparato a capire dove si può o non si può andare? Ah. Insomma, dovevamo andare dall'altra parte invece di andare giù. Ho capito. Buono a sapersi. Via, ragazzi. Via, ragazzi. Allora, quindi di qua non si poteva andare, giusto? E quindi cosa faremo? Andremo da tutt'altra parte. E vaffanbelinzica maledizione. L'avete voluto voi, ragazzi, morirete tutti quanti. Eh sì, per forza. Allora. Via, subito, subito alla grande. Ah, distruggili tutti. Eh no, eh no, eh no. Dovete morire tutti quanti. Ma santo cielo, come si fa? Non mi fanno nemmeno attaccare queste bestie ladre. Oh, 30, grande. Riduttore. No, niente riduttore, mi dà fastidio, sì. Perché cavolo non mi fanno usare tipo due poche, nel modello che uso Kirga dall'altra parte e vaffanbene. Perché dovrei essere sempre prima a ammazzarli tutti quanti. Però se tipo hanno attacco rapido. Adesso devo acchiapparmi un Pokémon che c'è attacco rapido. Ce l'ho. Mazza che rosicata però, eh. Cioè non si può andare avanti così. Ok, scendiamo di qui. Ci fai trovare qualcosa? E vai avanti. No, niente. Eh sì, mi sa proprio che era questa parte qua. Ah no! Ah, quindi. Oh, ma vaffancina, allora. No! Allora c'è un super presa in giro qua, in atto. Piano. Oh, PS su, buono, dai. Ottima, anzi. Quindi fammi capire. Cioè, ma che stiamo facendo? Siamo andati giù, ecco un altro spawn. Allora, ragazzi, questa la vedo piuttosto tosta. Fuga. Fuga, fughiamola. Quindi, io sono andato giù. No, non potevo andare giù. Ok. Quindi andiamo di qua. Sì, perché c'erano i consigli utili. E vabbè. Mienfu.
E vaffancina, 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 vaffancina. Sai, no, esce, non lo so. Allora, abbiamo preso Absol e manca solo... No, niente boss. Manca solo Survivor, alla fine, in fin dei conti. Quindi per cui. Giusto? Fino a prova contraria, sì, manca solo lui. Eh sì, questo l'abbiamo preso. Inti. Inkai, anzi. No, Inti, anche se Inti sarebbe stato ancora più carino. Inkai dà proprio qualcosa di come... Cioè, veramente un Pokémon tosto. Allora, quindi, di qua. Di qua non ci possiamo andare, perché c'è lo strapiombo. Quindi, comunque, dobbiamo andare giù. Ma se giù... vaffanbene, vaffanbene. Vaffanbene. Maledetti, a prescindere maschio o femmina, infatti vi devo uccidere comunque, proprio a prescindere. Però che pizza, guarda, mo sicuramente vedi? Attacco rapido, se per esempio un altro usa attacco rapido, siamo fregati. Ecco qua. Uno come fa? Cioè, questo qua è veramente la cosa più incredibile che si possa credere. Oh santo cielo, fuga. Guarda, più sto qua, come, allora, fatemi capire, come cavolo faccio a prenderlo? Cioè, sarà veramente la cosa, l'impresa più ardua della mia vita. Allora, quindi di qua non possiamo andare. O forse, non lo so, perché vedete, cioè, zero proprio. Zero carbonella. Vedi, cioè, non possiamo fare un cacchio. Ah, invece sì. Ma che figata. Pietra foglia. Grande. Ok, ritorniamo. Vedi, ah ok. Ah, quindi è sbagliato quello che ho fatto. Allora, devo andare per forza qui. E andiamo giù. No, dov'hai? Ok. A posto. Ah, quindi era una super presa in giro. Signore e signori, siamo arrivati. Non ci abbiamo nemmeno il tempo di finire una frase che arriva lui. Anzi, lei. Questa è Pietro gli Fari. Pietro gli Fari. Pietro gli Fari. Pietro gli Fari. Passando attraverso l'acquario si può raggiungere all'Alto Rivoli. Ah, un acquario, che figata. Ma prima dovremmo fare un salto al laboratorio fossili. Sì! Forse riusciremo a scoprire qualcosa sulla pietra misteriosa legata alla mega evoluzione. Decisamente sì, è tempo di fossili. Intanto curiamo i Pokémon. Giusto così. Buonasera. Sì, grazie, molto gentile. Anzi, very gentle. Very, very gentle. Grazie, baby. Ciao, baby. Ah no, giusto, siamo in un nuovo centro Pokémon, quindi dobbiamo parlare con tutta la gente che c'è dentro il centro Pokémon. Allora, i Pokémon fossili. Mi chiedo sempre cosa provino durante il sonno. Ma che sta di? Sì. Ma quando le pietre che si trovano... Fammi capire, i Pokémon fossili sono molto rari nella regione di Kalos. Ma mai quanto le pietre che si trovano nel percorso 10. Ricordiamoci, percorso 10. Allora, tu chi sei? Un tizio strano. Ehi, ho un affare da proporti. Vuoi scambiare la tua Pokéball con la mia Subball? Sì. Ah, quindi... A questo mi farà affari tutti i giorni della sua vita? Questa è la palestra, vero? No. Al laboratorio forse si c'erano Pokémon, quindi qui non ci dobbiamo andare. Questa è una casa. Allora, con te ci ho parlato?
Oh, grande. Ah, è una MT? E allora vuol dire che non serve una mazza. Allora, qui invece cos'è? Acquario, quindi dall'acquario passiamo giù, quindi non ci interessa niente dell'acquario, entriamo in questa casa. Per me la velocità è una dote fondamentale. A proposito, per caso, superiore a 91? Madonna! Poi ritornerò. È la mega evoluzione allora, sicuramente. Le pietre misteriose che attivano i poteri dei Pokémon sono tante. E la regione di Kalos ne è ricca. Non c'è da stupirsi se, se accadono cose incredibili. Incredibili. Bli. Qualsiasi cosa fa bli. Ok, questo ci ha fatto l'affare. Lì ce ne andiamo. Andiamo giù, vediamo cosa troviamo. Sentiamo questo consiglio utile. Con poche più a te puoi giocare spensieratamente con i tuoi Pokémon. Che carino! Chissà se lo Smeargle che ho lasciato alla pensione Pokémon è diventato più forte. Sapevi che? Sì, lo so. Allora, quindi di qui non si può andare da nessuna parte, quindi entriamo in questa mega casona. E poi diciamo che possiamo... Oh, che cos'è? Benvenuto all'hotel. Espur. Tu sei la... Sì. Natur Forza. Va bene. Non ci interessa. Comunque mi raccomando, vedete quante cose stiamo scoprendo assieme parlando con la gente. Quindi mi raccomando, seguitemi, seguite le mie parti in modo tale che comunque potrete vedere tutto quello che potete. Cioè, tutte le cose che trovate nelle parti mie sicuramente troverete anche voi. Ah, un altro furfru maledetto. Allora, maledetti hotel sono così grandi. Ah, sti cavoli. Niente. Ehi! Ah, cacchio, sempre lui. Hai bisogno che ti spieghi cosa sono i poteri O? Sì. I poteri O sono misteriosi in grado di rendere più forti i tuoi Pokémon, ma anche aumentare i soldi che ricevi nelle lotte e portare tanti altri vantaggi. Alcuni tipi di potere ti permettono di condividere vantaggi con gli amici. E allora, fratelli, lottiamo per la fratellanza. Che pizza. Sono molte le statistiche dei Pokémon, quindi molto probabilmente ci romperà le scatole sempre. Ah, non c'è più nient'altro? Eh sì, perché gli scali di là non ci sono. Perfetto, meglio così. Beh, io direi a questo punto che avendo trovato tutto, al prossimo appuntamento, che sarà molto probabilmente il laboratorio di fossili. Quindi, signore e signori, io direi che possiamo anche chiudere qui, davanti al laboratorio fossile, in modo tale che comunque sia... Sappiamo già esattamente cosa fare, quindi io salvo e nel frattempo vi saluto, belli. È una parte bella d'arte. Una bella. Si vede che è tanto che siamo assieme. Eh? È una parte bella lunga, ma spero che vi piaccia. Signore e signori, io vi saluto con un inchino. Fai un inchino, Borny? Niente inchino? Sei sicuro? Vabbè, arrabbiato, non gli piace la pioggia, del resto non piace nemmeno a me. Signore e signori, vi saluto. Ciao, belli!